Questo programma è presentato da Banca Popolare Etica. Sono Angela Reggio, sono calabrese, sono una sociologa e sono responsabile dei servizi per la disabilità della comunità Progetto Sud, nonché socia. E il nostro motto da questo punto di vista è far bene il bene. Angela, parliamo con te di una fragilità che purtroppo coinvolge le famiglie, ma che è sconosciuta ai più. Finché si parla di nuove povertà nei termini che possiamo condividere anche nell'ambito di una comunità credente, una comunità cristiana, nelle nostre parrocchie, va bene, tutti conosciamo, possiamo conoscere il barbone, oggi conosciamo l'immigrato, però si parla di autismo e soprattutto di bambini, collegato ai bambini. Vogliamo spiegare qualcosa in più rispetto a un concetto che a me può dire qualcosa, ma magari è sicuramente... La dice lunga rispetto a quelle che possono essere tantissime problematiche collaterali nell'ambito della famiglia. Allora, prima di tutto, quando parliamo di autismo sarebbe molto più corretto parlare di autismi, perché si parla di disturbo dello spettro autistico, e lo spettro autistico è un disturbo che incide tantissimo sulla vita delle persone a livello sia cognitivo che comportamentale. Quindi i bambini che hanno questo disturbo in genere presentano delle chiusure molto forti, dei problemi di comportamento, una tendenza a isolarsi da tutto e da tutti, però appunto è uno spettro che va da in termine tecnico si dice da un basso funzionamento a un alto funzionamento. All'interno di questo range ci sono diverse tipologie di autismo, perché può esserci l'autismo con compromissioni anche cognitive, quindi con deficit cognitivi, oppure invece l'alto funzionamento che a livello cognitivo è perfetto, anzi sopra la norma, però a livello di comportamento è un comportamento non funzionale. Quindi la cosa migliore da parlare è gli autismi e non di autismo. Questo è un tipo di disturbo che è, tra virgolette, abbastanza recente come diagnosi, perché prima erano le diagnosi tipo disturbo pervasivo dello sviluppo, erano diagnosi un po' generalizzate, no? Disturbi relazionali, si parlava di questo tipo di diagnosi. Mentre da un decennio a questa parte, anche di più, si è molto di più focalizzato l'attenzione sulla diagnosi del disturbo dello spettro autistico. Ecco, allora, leggevo che negli ultimi tempi si sono moltiplicate queste diagnosi.
Ora si sono moltiplicate le diagnosi perché magari prima si conosceva la malattia in un altro modo, in un'altra modalità, o perché effettivamente di fatto ci sono più persone autistiche? Su questo non ho certezze, non ce ne sono a livello scientifico certezze. Senz'altro una serie di diagnosi precedenti erano configurabili nello spettro autistico, no? E il problema è che è a livello diagnostico che si è riusciti molto di più a individuare questo disturbo e quindi le diagnosi sono aumentate, sono un po' più precise. Noi siamo passati in un arco di 2 o 3 anni, da rapporto 1 a 200, adesso si parla addirittura di 1,50, 1,60, cioè significa che ogni nato, 1 su 60, presenta disturbi dello spettro autistico. E ancora non esiste una, diciamo così, una capacità di dire perché. Il perché c'è un bambino autistico e nasce un bambino autistico, ancora la scienza non ha certezze. Ci sono degli indicatori, ma sono solo indicatori e quindi non sono validi per dire l'autismo si prende per questo motivo. E quindi mi sembra di aver capito che ci sono varie forme di disturbo, forse qualche forma anche più lieve, che potrebbe pure non essere individuata subito. Penso per esempio alla comunità di Candia, un insegnante. Ecco, possiamo dire qualcosa in tal senso? Ma sì, in genere il disturbo dello spettro autistico appunto è questo range tra il basso e l'alto funzionamento. Un alto funzionamento, per esempio, sono gli Asperger, che sono proprio una tipologia tipica dello spettro autistico, che però sono persone che hanno una socializzazione e una relazione abbastanza adeguata per stare in vari contesti. Alcuni sono professori, altri, cioè voglio dire, non è questo il problema. Il problema è che nel momento in cui c'è un disturbo dello spettro autistico, in genere dei segnali sono, specialmente per i bambini, sono abbastanza puntuali. Cioè il fatto dell'isolarsi, di non guardarti negli occhi, di non voltarsi quando si chiama, no? E tante altre forme sono abbastanza individuate. Quindi anche nell'ambito scolastico, sia gli insegnanti segnalano subito, ma soprattutto sono i genitori che passati l'anno, passato l'anno e mezzo, quando vedono che il bambino o la bambina non parla adeguatamente, non risponde, si isola, comincia già da subito ad allarmarsi e quindi segnala questo tipo di disturbo. E tramite poi una serie di test che si fanno, anche delle diagnosi metaboliche e quant'altro, laddove occorrono, si individua il disturbo. Beh, e quindi voi, come Progetto Sud, avete pensato, immaginato di impegnarvi in questo ambito di azione, e sicuramente vi fa onore, con un'iniziativa, insomma, avete creato, mi sembra, un centro. E a tal proposito, lanciamo questa cosa con Maria Pia, la responsabile delle comunicazioni del Progetto Sud. Oggi siamo invece al Centro Psicoeducativo Autismo della comunità Progetto Sud, nato nel 2017, il 2 ottobre per la precisione, grazie ad un cofinanziamento della comunità Progetto Sud e della Fondazione Cammino Verde di Lugano. Beh, quindi Angela, concretamente, allora, come siete organizzati? Da dove è partita l'idea? Perché? Allora, noi abbiamo un centro di riabilitazione dal 1987. All'interno di questo centro di riabilitazione ci è capitato negli anni di fare dei trattamenti proprio per persone con autismo, ma solo negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto un aumento esponenziale di queste richieste. Però il centro di riabilitazione sanitario è pensato per fare delle tipologie di prestazioni di un certo tipo, che hanno sì un valore, perché in alcuni casi sono riusciti molto a intervenire e a cambiare in meglio la vita delle persone, però ci siamo accorti che c'era bisogno di un centro più specialistico. Quindi, in base a questo, nel momento in cui ci hanno richiesto un'idea, una fondazione svizzera, Cammino Verde di Lugano, subito abbiamo pensato a un centro specializzato per l'autismo, proprio perché vedevamo che doveva essere qualcosa di più dedicato.
E questa fondazione ci ha dato questo contributo. Abbiamo avuto anche la grandissima fortuna di avere in comodato d'uso questo stabile. E la comunità Progetto Sud ha messo del suo e il contributo delle famiglie. Ma soprattutto, diciamo, la cosa bellissima è stata proprio che le suore di Maria Bambina, che sono proprietari di questo stabile, ci hanno dato in comodato d'uso un pezzo di questo stabile, quindi noi abbiamo adattato il tutto e abbiamo fatto nascere questo centro. Sì, Angela, a tal proposito, guarda, abbiamo ascoltato Suor Benedetta, la superiora, della casa delle suore di Maria Bambina, le suore della Carità, e vediamo che cosa, ci ha detto rispetto alla vostra esperienza, alla vostra realtà. Essendo venuta meno l'utenza a questa casa che era sorta sia per aduso della congregazione per momenti formativi delle suore, essendo venuta meno per cause, dovremmo dire, quasi naturali, cioè la ristrutturazione, la riorganizzazione della struttura canonica della provincia del Sud Italia che è diventata provincia unica italiana. Un po' anche per carenze vocazionali. E essendo venuta meno anche un po' l'utenza territoriale, per cui questa casa era aperta a tutto il territorio, la congregazione ha pensato che parte della casa fosse adibita a un gesto di carità, a delle situazioni che potevano essere utili, soprattutto nell'ambito della carità, al territorio. In collaborazione con il Progetto Sud si è verificato, si è cercato qual era l'esigenza primordiale, l'esigenza di cui si riteneva una necessità e si è visto come nel territorio mancava ancora un progetto, che potesse aiutare i bambini autistici. Bene, Angela, concretamente come vi siete organizzati? Se siete anche riusciti a tessere dei dialoghi, dei confronti con altri enti, con altre organizzazioni? Perché l'autismo, anche ti volevo chiedere, tra le tante fragilità, probabilmente c'è un'esigenza. Sì, l'esigenza fortissima appunto deriva anche dalla nostra esperienza del centro di riabilitazione, sono aumentate tantissime le richieste e soprattutto le richieste di interventi precoci, per cui noi ci siamo inseriti proprio in questo cuneo laddove non esiste nel territorio regionale un centro specializzato per i disturbi dello spettro autistico in età pediatrica, diciamo così. Quindi noi abbiamo tantissimi bambini, abbiamo 19 bambini, dei quali la maggior parte sotto i 5 anni, perché appunto è un intervento precoce, intensivo, perché sappiamo che intervenendo adesso si possono avere dei risultati e per il futuro la vita migliora tantissimo. Quindi questo è un fabbisogno che c'è stato e in Calabria purtroppo non esistono ancora né leggi specifiche, perché c'è qualcosa ma nell'ambito riabilitativo, ma non c'è una legge specifica, le famiglie sono lasciate completamente sole, si devono adattare a vedere chi all'interno del territorio fa l'ABA, che sarebbe, diciamo così, il metodo più validato a livello internazionale. Però spesso e volentieri incappano purtroppo in professionisti che lavorando da soli in un contesto che praticamente non prevede l'attivazione di altre realtà, purtroppo poi questo tipo di intervento non è mai risolutivo o non cambia le cose, no? E da questo punto di vista il concetto qual è? Sempre il solito, nel senso non si porta mai un bambino in un centro per aggiustarlo e poi riportarlo a casa, non funziona così, Certo, non funziona mai così, no, non è un'officina non è un meccanica. qualcosa di rotto che bisogna aggiustare e riportare. L'intervento, se si fa insieme tra tecnici specializzati, le famiglie, la scuola, i contesti dove la persona con autismo vive, allora si riesce tantissimo. Infatti noi andiamo per esempio laddove c'è una piscina, laddove si va a cavallo, laddove si va agli scout, cioè nei contesti perché è solo lì che riesci poi a determinare un cambiamento reale. Angela, io continuo a pensare alle famiglie,
di questi bimbi. E mi chiedo, due domande ti pongo. E cosa ti sentiresti di dire a loro rispetto a quella che comunque è un qualcosa che li segna? E perché no, anche al contesto all'interno del quale si trovano, magari qualche famiglia potrebbe pure avere vergogna di questa condizione, purtroppo può succedere, non dovrebbe essere così, però può succedere. E poi un'altra domanda che mi pongo, ma veramente da telespettatore, quando questi bambini cresceranno e non avranno più genitori, che cosa succederà? Allora, rispetto alla prima domanda, noi siamo davanti a un po' al concetto dell'inatteso, no? Cioè, nessuna famiglia, nessuna coppia genitoriale si aspetta di avere un bambino con disabilità e tantomeno dopo un anno, dopo 6 mesi, dopo 7 mesi, che è nato bello il bambino o la bambina e poi presenta altri disturbi. Quindi siamo davanti ha un concetto molto profondo che è l'inatteso. Nessuno si aspetta questa venuta. E quindi c'è tutta un'elaborazione che le famiglie devono fare. È un'elaborazione di qualcosa che significa non sono adeguata, ho sbagliato qualcosa io, la mamma o il padre, siamo difettosi noi, ma perché ci è capitato questa cosa? Una volta c'era il concetto della croce, no? Si deve portare questa croce, quindi beh, non basta questo ragionamento, perché queste famiglie devono Assolutamente. essere supportate e il supporto maggiore che si può dare è proprio dare la speranza, non nel senso teorico, ma nel lavorare insieme al bambino e alla bambina, dimostrare ai genitori che attuando determinate tecniche, facendo determinati percorsi, quel bambino cambia. Cambiando quel bambino all'interno della famiglia, cambia anche la famiglia, sta bene anche la famiglia. Quindi c'è tutto un lavoro di supporto, e infatti noi facciamo anche il parent training, facciamo una serie di attività proprio per supportare, perché altrimenti le famiglie scoppiano, perché non riescono ad entrare nei contesti, non riescono ad andare a mangiarsi una pizza tranquillamente, non riescono ad andare al cinema tranquillamente. Quindi già apportare queste modifiche all'interno di una famiglia non è superare completamente i problemi, ma senz'altro renderli molto più vivibili. E poi l'altro concetto che mi sento di esprimere in maniera forte è noi parliamo di inclusione, non di integrazione, perché l'integrazione comporta entrare in qualcosa di già dato. L'inclusione invece è un processo dinamico, che significa che cambia la persona che lo fa, ma anche il contesto dove vive e dove agisce. Quindi l'importante è diventare comunità competenti. L'importante è aprire i nostri territori, le parrocchie, gli oratori, tutte le organizzazioni, le chiese all'incontro con queste persone. Perché solo così facciamo inclusione. Non devono cambiare loro perché si devono integrare. Siamo noi che dobbiamo adeguarci anche a loro ed è un processo dinamico. Quindi questa è un'altra che aiuterebbe tantissimo le famiglie, ma proprio tanto, tanto, tanto. Quando cresceranno? Questo è un grande problema. Questo è un grande problema perché assistiamo a un paradosso. Fino ai 18 anni, il bambino e la bambina sono, diciamo così, nell'età della evolutiva, si chiama. Quindi è la neuropsichiatra infantile che si occupa di lui o di lei. Passati i 18 anni, i ragazzi e le ragazze con autismo spariscono dall'orizzonte perché vengono presi in carico dalla psichiatria, che però non è adeguata a tal punto di rispondere se non con ricoveri, spesso e volentieri, o a livello farmacologico. Manca tutta una progettualità, specialmente nel sud, di case famiglia, per il dopo di noi, per esempio, di strutture snelle, no? Anche diurne, dove le persone possono anche provare a fare dei lavori, quindi anche un inserimento lavorativo. Manca tutta questa progettualità che darebbe alle famiglie una più tranquillità. Significa pensare il futuro, è vero, ho questa persona che ha questo disturbo,
ma potrebbe fare una vita il più, tra virgolette, normale possibile se ci fossero una serie di strumenti. È il momento del tutorial. Angela, cosa avete pensato? Ci sarà una nostra collaboratrice che è la coordinatrice del Centro Psicoeducativo per l'Autismo, la dottoressa Chiara Carnovale, psicologa. Il Centro Psicoeducativo per l'Autismo della comunità Progetto Sud nasce per dare un supporto alle famiglie dei bambini con autismo. Il centro è stato pensato in una maniera intensiva. Che cosa significa questa intensività? Significa che non si lavora solo all'interno del setting con il bambino, ma si lavora con tutti gli attori che ruotano intorno al bambino, quindi la scuola, la famiglia, gli operatori sportivi. Questo perché siamo fermamente convinti che è importante creare una squadra intorno al bambino ed è importante creare soprattutto una coerenza educativa. Per fare questo, naturalmente, è importante il lavoro dei terapisti, è importante il lavoro della famiglia ed è importante il lavoro della scuola. Adesso, infatti, andremo a vedere il lavoro che svolge i terapisti, o meglio la preparazione del materiale fondamentale per la terapia. Adesso andiamo a vedere con Mario, uno dei nostri terapisti, quello che succede tutte le mattine prima dell'arrivo dei bambini. I terapisti appunto preparano la scatola con le attività e i giochi da proporre ai bambini, perché tutti gli insegnamenti passano appunto attraverso il gioco, quindi vengono selezionati dei giochi specifici per ogni bambino, come per esempio lavoriamo sull'area con alcuni bambini sull'area dell'imitazione. Sappiamo quanto questa sia una cuspide comportamentale molto importante e per alcuni dei nostri bambini quest'area risulta critica. Altre aree su cui andiamo a lavorare, per esempio, sono l'area visospaziale, quindi attraverso appunto la presentazione ai bambini di puzzle e proponiamo anche ai bambini delle attività di motricità che vengono realizzate appunto come vedete con materiale da riciclo. Quest'area risulta assolutissimamente importante da sviluppare nei bambini. Naturalmente, oltre a questo, vengono inseriti all'interno della scatola anche del materiale altamente motivante per il bambino, quindi dei giochi molto graditi, perché questo ci permette di bilanciare, diciamo, l'insegnamento di cose più difficili a cose più semplici. Con Giovanna, invece, una delle nostre terapiste, andiamo a vedere un altro aspetto importante per la preparazione del materiale, quindi l'aggiornamento degli storici degli apprendimenti dei bambini. I terapisti, infatti, ogni settimana hanno il compito di aggiornare lo storico rispetto a degli obiettivi con i target acquisiti. Quindi quello che sta facendo Giovanni in questo momento è proprio questo. Rieccoci con Angela. Angela, siamo ai saluti e soprattutto ai ringraziamenti. Ti ringraziamo per averci proiettato in questo mondo così delicato, per averci anche toccato veramente nel cuore. E non so se te la senti di dire un'ultima parola alle famiglie di questi ragazzi, ma un po' a tutti, ecco, alla comunità civile nel senso più pieno del termine. Beh, credo che lavorare per l'inclusione di tutte le diversità sia la strada umana più bella e più giusta da intraprendere. E quindi da questo punto di vista il mio augurio è che tutte le nostre comunità diventino comunità includenti e che ogni diversità trovi il suo spazio all'interno di queste comunità.